Thank you.
grazie. E due parole prima di dare la parola anche ad altre personalità. Va bene, lo faccio in piedi. Questo è un progetto che risale almeno a 40 anni fa, nel senso che mi ha sempre emozionato questa melodia e questa armonia di questo inno, sin da quando ero ragazzino che con la mia famiglia venivo ad Atronico. E quindi quest'inno mi ha sempre dato della gioia, delle emozioni fortissime. È un progetto visto che risale almeno a 20 anni fa, quando io dissi per la prima volta a un mio amico tastierista di andare in studio e fare solo melodia, basso e tastiere. Poi la cosa finì lì e dentro di me il tarlo andava sempre. Volevo riarrangiare l'inno in chiave moderna, in chiave attuale, perché oggi su internet c'è tutto, però guardando le immagini del vecchio inno mi ricordo questo 45 giri, e quindi per me era dare vita al nuovo inno, dare un nuovo percorso fatto con strumenti veri, fatto di batterie, bassi, tastiere, pianoforti. E ho riarrangiato anche gli accordi, ho cercato di dare nuova linfa, come dico nella presentazione che c'è su YouTube. E poi lo potevo assolutamente dedicare, non potevo non dedicarlo alla persona che mi ha fatto amare l'inno, quindi a mio padre, Antonio. Il quale ultimamente, prima nella fase diciamo del trapasso, quando ascoltava l'inno in cuffia, quello vecchio però, si calmava, si tranquillizzava, dico, quest'inno ha anche un potere taumaturgico, fa stare bene, ecco, una sorta di menia. Allora mio padre ha la cuffia, ancora, dico, compiuto, io lavoravo, ancora, quindi avevo questo effetto qua. Allora, diciamo che questo sforzo che ho fatto, mia moglie lo sa, ha richiesto 2 mesi di lavoro pieno, quindi andare in studio, comporre, tornare a casa, rivedere le immagini, eccetera, eccetera. E non posso non dire grazie alle 2 persone senza le quali l'inno poi non l'avrei fatto, che sono Giuseppe Mileo e Pina Parisi. Un'ultima cosa, questo pezzo mi è stato detto anche da persone che non sono né della zona né del territorio, ma sono musicisti come me, che ha un potere, come se ci fosse un inno, diciamo, che vada al di là di quella che è la nostra conoscenza del territorio, quindi l'atronico, cioè la tematica, diciamo, della melodia è veramente un inno. Una melodia felice, una melodia che ti fa stare bene dentro. Però, siccome sono 5 strofe, le ho viste tramite le immagini che mi ha mandato Giuseppe, io dovevo tagliarle, metterle tutte 5, voleva dire far durare il video 15 minuti. Ora, sì, farebbe il cofanetto. Fra 2 anni un cofanetto, dice Giuseppe. Quindi ho dovuto ridurre alle 2 strofe che mi sembravano molto rappresentative, infatti poi Giuseppe mi ha dato conferma. Le foto le ho prese dal web, ce ne sono tante sull'elettronico. Però voglio dire questo video ormai ha già 1200 visualizzazioni, è come se fosse per me un figlio, un nipote. Lui è già andato, è partito, adesso sono proiettato su altri progetti. L'inno va avanti, su YouTube l'hanno già visto in tutto il mondo. E lo vedranno ancora. Poi col sindaco la mia intenzione è di lavorare su canali che fanno visualizzare i video in tutto il mondo, quindi ho altri progetti, perché fatto un figlio bisogna farlo crescere e far sì che tutte le persone che lo vedano possano diciamo gioire di questa esperienza. Poi il commento che ho avuto, ne ho avuti tanti su Facebook, bravo, bellissimo, grazie. Però degli amici che non conoscono l'atronico, che non conoscono il nostro territorio, hanno detto, felice, dalle immagini che abbiamo visto nel video ci viene voglia di venire da quelle parti e fare un giro. Quindi già questa cosa, al di là di quello che può essere l'immagine del discorso dedicato al santo, io vedo anche un minimo di
promozione, chiamiamola così, promozione sociale, promozione di valori fatti dalle foto, che sono bellissime le foto. Detto ciò, chiaramente mi tocca dirlo, l'idea poi è che ci ho messo chiaramente quelle che sono le mie energie personali, fisiche, morali, e grazie al piccolissimo aiuto anche degli sponsor che mi hanno aiutato in questa fatica. Però diciamo che l'obiettivo finale, chissà se ci riusciremo un giorno, visto la presenza del nostro parroco, quello di allargare questo inno e poi più in là farlo così come era la mia idea iniziale, cioè girare un video in chiesa ufficiale dove c'è il coro, vero protagonista, un'orchestra d'archi e in mezzo un organo, un bandoneon, insomma uno strumento che poi sceglieremo. Questo era l'obiettivo iniziale. Con i mezzi che ho avuto a disposizione miei sono arrivato a realizzare questo clip qua. Quindi lo dedico ad Atronico, ai fedeli e a mio padre. Grazie. Sì, due parole, giustamente perché anche Sidero mi ha dato una mano poi per farlo crescere. Buonasera a tutti, e ringraziamo Felice per questo grande dono. Prima cosa ringraziamo l'ospitalità di Gaetano, Rosita ed Enza, che ti ringrazio anche per i tanti eventi culturali che in questi giorni hanno arricchito queste vacanze natalizie. Noi ti ringraziamo come nome di tutta la comunità, perché penso che hai fatto un regalo non soltanto ai catronichesi che stanno qui all'Atronico, ma ai catronichesi di tutto il mondo che hanno potuto vederlo. Io sono l'atronichese d'adozione, però mi sento già legato al lido, che ormai solo sentirlo è una cosa che ci appartiene. E quindi ringrazio, perché poi, come dicevi, è anche un canale di promozione, come tu stesso hai fatto gli esempi. Su Sant'Egidio, io penso, già la parola atronico, sappiamo che significa luogo nascosto, almeno così si dice, noi dobbiamo farlo conoscere, anche Sant'Egidio, perché molti non conoscono Sant'Egidio. C'è un professore russo che ha scritto 2 anni fa un libro, con la prefazione mia, la prefazione di Don Giovanni, la prefazione di Egidio Giordano. La comunità di Sant'Egidio, il direttore generale della comunità di Sant'Egidio, ha anche scritto questo libro, la prefazione, lo presenteremo a Roma. Non conosceva l'Atronico, la comunità di Sant'Egidio non conosceva l'Atronico, non era a conoscenza di questo grande affetto verso Sant'Egidio. Mi ricordo che mi dicevano che 10 anni fa, su 5.000 abitanti, 500 si chiamavano Egidio, quindi questa è la testimonianza del grande affetto per Sant'Egidio. Quindi ti ringraziamo, noi come amministrazione comunale faremo di tutto per dare avanti questo progetto, e quindi veramente questo tuo lavoro gratuito non possiamo che dirti grazie. Grazie. Una parola da Giovanni. Buonasera, io in effetti era di obbligo prendere la parola, ti ringrazio chi mi ha invitato. Voglio fare soltanto qualche considerazione. Prima di ogni cosa, complimenti, perché in parte, come tu hai detto, hai realizzato un pochino quello che è stato il tuo desiderio, e devo dire veramente, pur avendo il cognome del Gaudio e non Costanza come lo porto io, sei stato costante, e difatti mi ha un po' sorpreso quando il sindaco prima e tu poi mi hai telefonato dicendo perché avevi fatto questo DVD, e quindi il mio complimento è di obbligo. La prima considerazione che voglio fare è questa: tu hai menzionato tuo papà, che mi pare Antonio. E io lo ricordo molto bene, ogni qualvolta c'erano le celebrazioni in Basilica, che si metteva nel coro e cantava l'inno. E in effetti, quello che voglio dire io, tu sei rimasto sempre emozionato, affascinato, eccetera, perché noi, vedete, l'arte, il canto, sono quelle emozioni, diciamo, un pochino
dei sentimenti che scaturiscono nel nostro animo, e quindi hai amato tanto questo inno, ma in modo particolare lo amava, ecco il potere taumaturgico da parte che tu ti riferivi a tuo padre, perché tuo padre aveva anche una grande fede, quindi mettere insieme, ecco, le parole, la musica insieme alla fede producono poi quell'effetto di cui tu, ecco, facevi menzione. Quindi ecco, ho voluto anche ricordare questo, perché altrimenti, ecco, cantare un inno, cantare qualsiasi canto, se non c'è poi la partecipazione anche emotiva, sentita, ecco, è come un cembalo che viene ripercorso e basta. E quindi questo ho voluto, ecco, la prima mia considerazione che ho voluto fare. Poi, ecco, per un'altra considerazione, quello che voglio un pochino dire, ecco, non vorrei neppure, ecco, entrare in merito più profondamente, cioè la tua idea iniziale, infatti la prima volta che tu sei venuto in canonica a parlarne con Giuseppe, io mi sono trovato subito d'accordo. Certamente, ecco, non è che la parrocchia, io loro lo possono constatare, non ho mai chiesto un euro a quelli di Latronico, e nessuno in questo potrebbe, quindi non potevo io sopperire a delle spese che erano abbastanza insorse, e quindi io ho cercato un pochino, si trattava di 6.000 euro, dicevo, quindi, ecco, e quindi ho cercato di far ritardare il tutto. Poi ci sono state un po' delle complicazioni un pochino, perché quando bisogna operare, agire, ecco, noi lo sappiamo, bisogna mettersi a tavolino con tante e mettere tutto a chiaro, quindi ecco, per fare un po' di lucidità su quello che si è verificato lo scorso anno. Però nulla vieta che noi possiamo riprendere la tua idea, e che io devo veramente, ecco, lodarti, perché come avete riferito poc'anzi, sia tu che il sindaco, è la promozione per il territorio, promozione anche per, sotto l'aspetto religioso, della basilica e della devozione al nostro santo protettore, non fa che bene alla nostra comunità. Io che cosa devo dire? Per quanto riguarda la cantante, qui non è presente, se posso fare un piccolissimo... Cantava, ha cantato molto bene perché c'è una bella voce, però dal mio punto di vista, è personale questo, quando la cantano quelle di Latronico è un inno sentito un pochino di più, però rimane nel mio pensiero, anche se questo pensiero è stato detto ad alta voce. Ti ringrazio veramente. Sono d'accordo, io ho chiamato una professionista, una allieva della scuola dove insegno, una delle più brave, e in un giorno le ho detto cosa doveva fare, quindi lei non sapeva né dell'inno né di Latronico, quindi in questo discorso sono d'accordo. Ha chiamato una persona, l'ho retribuita, le ha cantato, non sapeva neanche Latronico dove era, poi dopo, quando ha visto il video, mi ha chiamato e ha detto: Felice, ti ringrazio, mi hai fatto fare un'esperienza bellissima. Poi è arrivato dopo, e anche lei con la sua famiglia vorrebbero venire a Latronico in vacanza. Ci sta tutto. Quindi io direi questo, consegno ufficialmente 40 copie del CD che ho fatto, perché poi ho fatto anche delle copie, 40, dove c'è una versione cantata e una versione solo strumentale. La seconda versione ho tolto il canto e ho fatto un mio particolare arrangiamento di melodia con il mio strumento, cioè il basso elettrico fretless, che consegno al comune di Latronico, il quale da stasera, mi ha detto il sindaco, potrete sicuramente prenderlo al costo venale di 5 euro. Quindi io consegno 40 copie del CD al sindaco, e chi volesse portare a casa un ricordo di questo doppio, insomma, di doppio inno cantato e strumentale, poi insomma vediamo. Intanto lo darò al museo qui oggi, se qualcuno lo volesse portare, altrimenti il sindaco ne farà quello che vuole. Detto ciò, io direi di rivederlo un'altra volta, se viene, e poi ci salutiamo con un bicchiere di vino, il bar è aperto, chi vuole può consumare quello che crede. E quindi ancora grazie, e spero di collaborare anche con i ragazzi del in futuro, con i ragazzi
dell'associazione e del museo. Mi sembra una cosa molto molto interessante e bella. Lo rimandiamo. Grazie.
Solo un secondo, approfitto anche io per ringraziarvi tutti, per ringraziare in modo particolare Felice del Gaudio, amministrazione, Pina Parisi in modo particolare, ci tengo a ringraziarla pubblicamente. E poi vi ricordo solo che gli eventi del museo in questo periodo sono slittati perché le condizioni meteo non ci consentono di far arrivare gli ospiti dall'esterno. E quindi la presentazione del libro di Don Marcello Pozzi domenica avrà una nuova data che comunicheremo a breve, quindi se volete potete lasciarci una mail e quindi vi invieremo una nuova mail con le date, oppure guardare le nostre pagine social dove trovate tutte le informazioni con gli aggiornamenti, le nuove date e tutti gli eventi che stiamo facendo. Grazie a tutti.